insomma, tutta la roba all'interno. L'arredamento. L'arredamento, insomma, non dobbiamo prendere ancora i quadri, ma ce la facciamo. Il design. Niente. Il tempo fuori è discreto, si prevede probabilmente qualche temporale, speriamo non disastroso nella notte, perché nella notte è più difficoltoso, però insomma cerchiamo di mettere i parafulmini e le grondaie. Va bene, proseguiamo nell'avventura. Siamo già messi. Ok, buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. Allora, siamo qui in una pineta in fianco a una struttura meravigliosa, definita la muraglia cinese. Definita così non da noi, dai cinesi. Comunque, tanto per darvi un'introduzione, siamo arrivati qui, come avete visto dal video precedente, in campeggio, perché questa struttura è visitabile. Però ci va tanto di visitarla perché è formata da questa fortezza, che adesso vi dico che cos'è, insomma, avete visto anche nel titolo, comunque è la fortezza di Fenestrelle, è formata da tre forti. Il forte, diciamo, quello che si trova all'inizio, alla parte più bassa, che si trova a un'altezza, un'altitudine di circa 1200 metri, e si chiama Forte San Carlo, ed è la fortezza principale, quella che è, diciamo, la partenza, il punto di partenza, che non è il punto, diciamo, di costruzione, perché è stata costruita partendo dall'alto, così ci hanno detto, per questioni di praticità di costruzione, nel senso che non avevano i mezzi adeguati, hanno sfruttato la gravità, esatto, la e forza, quindi, di gravità, esatto. Quindi quella, la fortezza mediana, cioè quella di mezzo, che è il forte Tre Denti, e la fortezza, quella che è quella più al punto più in alto, a 1800 metri, che è il forte delle valli. La visita che abbiamo fatto, diciamo, ne comprende, essendo stata fatta in due giorni, comprende due visite praticamente. Abbiamo riassunto un pochino perché è gigantesca questa fortezza ed è veramente anche, ha un dispendio di energia, diciamo, importante, perché sono circa 4000 gradini, loro dicono 4000 gradini meno 6, giusto? Sì. Che sono tutti praticamente all'interno, cioè fatti tunnel, diciamo, definiamolo tunnel, una scala coperta. Sì, una scala coperta, ma in realtà noi facciamo sia una parte coperta che una parte esterna, perché comunque ha il suo perché il farlo anche all'esterno, anche perché c'è tutto il panorama, anche perché fare una visita al coperto, al buio, no, di questa scalinata non renderebbe l'idea, non ci farebbe, non c'è apprezzare, panorama, ecco, non ci farebbe apprezzare comunque la struttura in sé, che è una struttura comunque bellissima, che merita comunque di essere visitata. Comunque si inizia il tour al Forte San Carlo, che è appunto la base, e man mano nelle immagini che andremo a vedere ve le riassumiamo velocemente, perché con questo video non può durare delle settimane, ma bensì qualche minuto, e è solo praticamente un invito a venire a vedere questa fortezza, che è uno spettacolo, definita la più grande d'Europa. La struttura è stata fatta da un architetto che praticamente ha costruito ed ha realizzato anche altre strutture qui in Piemonte. La progettazione di questo forte è stata fatta da padre e figlio, Antonio e Ignazio Bertola, che sono due ingegneri importantissimi, perché hanno dell'epoca, dell'epoca, certo,
perché hanno costruito sia questo forte qui che la fortezza di Alessandria, la cittadella, anche quella è molto importante comunque. Che hanno la stessa struttura di base. Comunque vi lasciamo alle immagini, buona visione, ciao! Allora, alle nostre spalle abbiamo visto la chiesa, vediamo la chiesa, e invece adesso andiamo all'ingresso del palazzo del governatore. Possiamo vedere solo l'ingresso perché si vede sommariamente la residenza del governatore, che è molto ampia, con diverse stanze sulla parte dei lati qui dietro e da questo lato qua. Le scale vanno su piani superiori. Uscendo vediamo la facciata che poi si troverà alle nostre spalle. Ci entra di fronte. Qua. Chiamata anche fabbrica del governatore. Questo edificio qua che è stile barocco. E invece dall'altra parte della piazza, di fronte praticamente, la fabbrica invece degli ufficiali. Adesso mi giro e vi faccio vedere. Ecco qua, alle nostre spalle, quello che vi dicevo prima, il rumore che sentite sarebbe il campanile della chiesa, perché questa chiesa che ho di fronte, che avete visto nelle immagini, non ha campanile, perché il campanile veniva dislocato, perché altrimenti serviva come tirassegno per appunto per eventuali attacchi. Di conseguenza veniva dislocato là. E l'hanno dislocato là. È preciso, funziona, funzionante. Dopo qualche secolo di storia. Appunto, è stato restaurato, appunto, sì, certo. E questa è la piazza del Forte San Carlo. Come adesso vi faccio vedere un'inquadratura dove c'è anche la parte, ecco, alle mie spalle. Quella che vedete alle mie spalle praticamente è lo scalone che inizia sotto il campanile. E è stato anche citato da De Amicis. Dal De Amicis, perché è venuto in visita anche lui al forte, alla fortezza. Ha inizio il gradino 0, numero 1, qui dentro, ed è stato descritto appunto da De. Cella che c'è a parte poi, diciamo, nella storia della fortezza è stata una cella praticamente delle personalità, ingegneri politici che venivano qua ascoltare bene. Però ora dice, beh, bellissima cella averne, ma all'epoca non era proprio così, diciamo che non era risanata così, le finestre non avevano vetri, quindi erano alle mercé degli elementi, quindi si gelava qua dentro. Questa in particolare è la cella di questo cardinale Pacca. E tutti anche gli arredamenti comunque erano stati affittati, quindi a costo del prigioniero. E c'è chi era più fortunato aveva la servitù, e invece quelli meno fortunati si dovevano gestire da soli, nonostante tutti fossero prigionieri politici, quindi avevano già, era un terrore venire a scontare la pena qua a Fenestrelle. E queste sono fotografie, lettere, cartoline che mandavano a casa questi ragazzi che erano dislocati a volte anche da... della prima e della seconda guerra mondiale. Esatto, sì, prima e seconda guerra mondiale si parla qua, però questi sono scritti originali. I ragazzi che non sono mai partiti, che non sono mai arrivati. Questa è una lettera che ha scritto uno dei militari che era qua, che scriveva alla famiglia. Se riuscite anche a leggerla, è incredibile.
non è un italiano perfetto logicamente, però è già tanto che abbia scritto.